Salve e benvenuti in questa nuova recensione su Outlast 2. La trama di Outlast 2 è completamente diversa dalla prima, anche se comunque appartiene allo stesso universo del primo. Poi in questo caso è ispirato a fatti realmente accaduti, cioè è ispirato al suicidio di massa del 78 a Jonestown, mi pare che si chiami così. E questa trama è anche molto carina, è proteina, però lascia un pochino a desiderare, cioè è un po' troppo lenta come storia, non per qualcosa, ma semplicemente ho trovato che il primo fosse più frenetico. Per quello che riguarda il gameplay, su un certo punto di vista rimango fermo su ciò che ho detto poc'anzi, cioè che Outlast 1 è molto più frenetico e molto più veloce, mentre questo secondo non tanto, anche se la cosa che mi sono sempre chiesto pure nel primo capitolo: ma tutte le batterie che si trovano, che sono tutte compatibili con la telecamera? Cioè, ci sarà qualcuna che non è compatibile, che non ce l'ha? Che è dentro la casa, o che so, dentro a queste montagne di Outlast, che sono tutte compatibilissime con la telecamera che ha lo studizio? Ma vabbè, per quello che riguarda le ambientazioni, poi su questa cosa preferisco molto di più il primo, perché le ambientazioni di questo secondo capitolo non tanto mi sono piaciute. Potevano farlo una cosa un po' più al chiuso, tra virgolette. Cioè, farlo in posti tipo, che ne so, The Devil Inside. A proposito di Devil Inside, questo secondo capitolo, su molti punti, soprattutto dentro le grotte, le caverne, dove siano, le miniere o la si vogliono chiamare, mi sembra veramente una copia sputata di The Devil Inside quando lui va nello scantinato. Una copia proprio per essere una copia. Fatto sempre delle ambientazioni, come stavo dicendo, potevo metterci molta più luce, perché sinceramente una cosa che non mi è piaciuta di questo secondo capitolo è che è sempre a buio. Non c'è la minima luce, cioè c'è la minima luce, però è relativamente poca che si può dire che non c'era, tra virgolette, però poteva essere meglio. Poi ovviamente i jumpscare sono belli così come quelli del primo, cioè fa spaventare il gioco. Ammetto che in qualche particina sono saltato sulla sedia, ma non più di tanto. Ma potevano fare meglio. Ah, la cosa che mi sono scordato di dire per fatto della trama è che non tanto mi è piaciuta la parte in cui lui ha le visioni del passato, di quanto andava a scuola. Sono proprio delle parti che mi annoiavano a morte. Però secondo me, se evitavano quelle parti, era meglio. Ah, un'altra cosa che potrei dire su questo gioco è che in alcuni punti mi perdevo, cioè mi dovevo mettere lì a ritrovare la strada, a fare e tira. Sinceramente, questa cosa mi è piaciuta, ma non troppo, perché poteva essere molto più semplice. Cioè, nell'altro video mi sono lamentato perché era troppo semplice e banale, invece qua è troppo facile nel perdersi, e quindi mi ha troppo un po' scoccia. Perché non sai dove cavolo devi andare né niente, quindi ti ritrovi a vedere il gameplay di qualcuno per riuscire ad andare avanti, sennò non ce la fai. E un'altra cosa che ho trovato un po' caruccio, sempre tra virgolette, è che i nemici qui sono un po' più reattivi rispetto al primo. Cioè, al primo era abbastanza semplice che li raggiravi, mentre qui sono abbastanza tosti vederti e inseguirti, cose così. Ovviamente, a parte per quello che riguarda il maniaco di Outlast Wise Blood, come si pronuncia, cioè il DLC del primo capitolo di Outlast. Ora spero che facciano il terzo, perché questi due capitoli mi sono piaciuti. Certo, il secondo un po' meno, ma consiglierei comunque. Una cosa che mi piacerebbe vedere, e se ne spero poi citato nell'altro video, è che mi piacerebbe vedere come si va a evolvere il World Rider del primo capitolo e dove va a finire quel tizio là che riesce a scappare dalla casa, da manicomio. E quindi sono veramente curioso di sapere come va a finire, oltre al fatto che a Murkoff, o come si chiama, venga chiusa. E devo dire che questo è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.